autorità, onorevoli colleghi, signore e signori, innanzitutto grazie a Riccardo Luna anche per le parole che ha voluto pronunciare. La Camera è davvero particolarmente felice di ospitare quest'oggi un convegno che ha un titolo impegnativo. Internet è libertà, perché dobbiamo difendere la rete. Dicevo prima, in qualche modo già nel titolo prendiamo posizione. Un benvenuto caloroso al professor Lorenz Lessinger, che tra poco svolgerà la lectio magistralis dal titolo Il web e la trasparenza tra ideali e realtà. Siamo particolarmente onorati della presenza quest'oggi per la indubbia autorevolezza del professor Lessinger. Un saluto altrettanto sincero e cordiale agli altri autorevoli ospiti, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani, il Deputato del Partito Democratico Paolo Gentiloni, l'Assessore alle Politiche Culturali e alla Comunicazione del Comune di Roma Umberto Croppi, l'Amministratore Delegato di Telecom Italia Franco Bernabè, il Responsabile dell'Innovazione della Provincia di Milano Fiorello Cortiana, il Presidente di Replay Stefano Quintorelli. Qualche tempo fa, il sindaco di San Francisco, Gavin Newsom, ha detto che se improvvisamente il mondo restasse senza quotidiani e senza telegiornali, i cittadini al di sotto dei 30 anni non se ne accorgerebbero nemmeno. Si tratta di un'affermazione certamente paradossale, che rappresenta però in modo efficace il rapporto che le giovani generazioni hanno con il mondo dei media. Il mezzo, lo strumento che la generazione dei più giovani usa quotidianamente per rapportarsi con la realtà, ma anche con gli amici, con la scuola, con lo sport, con gli hobby, il mezzo, lo strumento è Internet. E non a caso un sacerdote avveduto e fortemente impegnato nel sociale, Don Fortunato di Noto, recentemente si è rivolto ai giovani in una lettera, chiamandoli nuovi nati digitali e sottolineando l'importanza della rete anche per quel che riguarda lo studio e la didattica, la solidarietà. Personalmente sono fermamente convinto che la politica, in primis le istituzioni, non possano rimanere silenti di fronte a questa grande innovazione tecnologica, debbano partecipare attivamente al dibattito, abbiano il dovere di approfondire la riflessione su questo mondo e debbano sforzarsi di cercare le istituzioni dei nuovi criteri interpretativi, proponendosi quindi di guardare al futuro prossimo venturo, a quel che in qualche modo è già nella nostra quotidiana realtà, con uno sguardo lungimirante. Mi piace dire, lo ripeto anche qui e chiedo scusa se qualcuno ha già inteso il riferimento, mi piace dire che in una politica che spesso usa lo specchietto retrovisore, perché spesso si confronta su ciò che è dietro di noi, se si riesce a portare la consapevolezza della necessità di confrontarsi con ciò che è dinanzi a noi, certamente si dà un contributo positivo, in particolar modo per mantenere desta l'attenzione dei più giovani nei confronti delle istituzioni. Il tema, come è noto a questa platea, è già al centro della riflessione politica in quasi tutto il mondo, anche nei paesi in cui la libertà è repressa, e credo che l'Italia non debba correre il rischio di rimanere prigioniera del ritardo culturale che può derivare da una visione della questione vecchia, superata, come ad esempio è a mio modo di vedere visione della questione superata, vecchia, quella di considerare il web soltanto come un nuovo media, una sorta di evoluzione della TV o peggio un incrocio tra TV, computer, radio, telefono. Si tratta di una posizione di retroguardia che va superata anche per evitare che l'Italia non venga troppo distanziata da quegli altri paesi europei che saggiamente investono cospicue risorse finanziarie a sostegno della rete. Per introdurre la nostra discussione desidero innanzitutto ricordare la raccomandazione sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet, votata quasi alla unanimità
con 481 voti favorevoli, solo 25 contrari e 21 astensioni, nel marzo dello scorso anno dal Parlamento europeo e destinata al Consiglio. Secondo questa raccomandazione, Internet, virgolette, dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione, libertà sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, e può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva. Secondo la raccomandazione, il diritto che gli Stati membri qualche volta rivendicano di intercettare e controllare il traffico su Internet non può essere giustificato dalla lotta al crimine. L'Unione Europea ha altresì invitato gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica o privata e a evitare tutte le misure legislative o amministrative che possano avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione e in particolare sul discorso politico. Sono affermazioni che non necessitano di particolari commenti, ma è tuttavia evidente, come del resto è sottolineato anche dal Parlamento europeo, che Internet può essere anche uno strumento per istigare e per commettere reati particolarmente odiosi. Penso a recenti casi di cronaca che hanno visto vittime bambini, disabili, minoranze etniche. Va detto al riguardo che assai sovente sono gli utenti stessi ad accorgersi degli abusi e a denunciarli telematicamente. E credo che da questo punto di vista un punto di partenza della riflessione consista nel fatto che il web dimostra per certi aspetti di possedere una certa capacità di autocontrollarsi. E va detto, da questo punto di vista, che l'oscuramento dei siti utilizzati per attività criminosa può però subire forti rallentamenti dopo l'autodenuncia, specie quando i server sono all'estero. Ne consegue, vado per flash, che soprattutto per queste ragioni è indispensabile rafforzare la collaborazione transnazionale in materia. Se c'è una questione sulla quale nessun paese può pensare di essere autonomo e autosufficiente, beh, certamente è la questione collegata all'utilizzo della rete. Aggiungo che tutto ciò non deve però farci mai dimenticare che Internet è diventato ed è soprattutto uno strumento di libertà e di conoscenza. E per comprendere quanto in questo senso sia importante la rete, è sufficiente ricordare il ruolo che è svolto dal web durante i tragici avvenimenti in Birmania o i continui tentativi di limitarne l'uso in Cina e in Iran. E credo che non sia casuale se due tra i paesi più impegnati nell'attività di limitazione del web sono in questo momento la Cina e l'Iran.